Allora, ricominciamo a ragionare. Dunque, non so se voi vedete che io ho portato. No, adesso devo abbassare forse la telecamera. Vediamo un po'. Vedete cosa c'ho in mano io? Sì, adesso lo vedete. Eccolo qua. Allora, guardate un po'. Io ho in mano una specie di forchetta. Vedete? È una forchetta. Se io eccito questa forchetta con un martellino, ecco, sentite che emette, ovviamente vibra questo braccio della forchetta. Sentite che vibra. Allora, ottimo. Adesso metto. Vedete che ce ne ho due, una è questa e una è questa qua. Guardate un po' cosa faccio, eh? Allora io eccito il primo diapason e vediamo cosa succede nel secondo diapason. Vediamo che lo inquadro meglio perché se no voi fate fatica a vederlo. Tolgo leggermente la mia immagine. Eccolo qua. Allora io eccito questo, guardate, sentite il suono, eh? Allora ritorno da capo, guardate cosa succede. Allora eccito il primo e poi io bloccherò l'eccitazione del primo mettendo la mano, quindi questo non può più oscillare perché se metto la mano e vediamo cosa succede dell'altro. Allora stiamo attenti al movimento. Allora vado. Blocco e voi sentite lo stesso vibrare l'altro. Perché vibra l'altro? Perché c'è quello che noi fisici chiamiamo risonanza meccanica. Quindi io ho eccitato questo, lo rifaccio, lo blocco e sta vibrando questo. Vuol dire che tra i due, qui in mezzo tra il primo diapason e il secondo diapason, c'è dell'aria. La vibrazione di questo fa deformare queste specie di materassini d'aria che sono interposti tra il primo e il secondo, e quindi questo, io eccito questo, lo blocco e gira e vibra quest'altro. Allora, risonanza meccanica. Vabbè. Tolgo via queste cose, ma se io avessi messo, secondo voi, un piccolo diapason vicino a quello che io sono andato a citare, secondo voi si sarebbe mosso il piccolo diapason? No, perché? È perché la condizione per la quale una strumento di tipo meccanico come questo faccia risuonare un altro strumento meccanico è che le due forchette siano fatte nello stesso modo. Eccole qua, adesso ve le tolgo per farvele rivedere. Eccole, devono essere esattamente identiche, fatte dello stesso materiale. Perché se io avessi preso un diapason, ho detto più piccolo, così, e l'avessi messo addirittura quasi a contatto con questo, il piccolino non avrebbe risuonato. Quindi la condizione di risonanza è che gli oggetti siano esattamente identici, precisi e fatti dello stesso materiale. Beh, questo è abbastanza, direi, intuibile. Ma esistono altre forme di risonanza? Punto di domanda. Sì, esistono. Ad esempio, io ho fatto vedere in molte trasmissioni che ho smontato questa. Questa è una radio, eh? Si trovava con le No. camicie rosa. No, mio Accendo, fratello con giro la sintonia e sento un'altra cosa. Giro ancora e sento un'altra cosa. Giro ancora e sento un'altra cosa. Ma
ma cosa c'è qui dentro? C'è un circuito, adesso spengo perché disturba, vedete che qui c'è un'antenna. Un'antenna non è altro che un circuito oscillante, che poi entrerò nel particolare, ma è pari a questo, quello che vi ho fatto vedere nella lezione precedente. E a questo punto questa antenna è in grado di ricevere delle onde che io non vedo, non sento, non riesco a percepire attraverso l'olfatto, non a gusto, ma c'è, perché ogni volta che io accendo la radio vuol dire che qui dentro c'è un caos enorme. Ma mi domando, ma qui c'è la radio, ma se io prendessi la televisione, la televisione non mi riceve la radio, ricevi i segnali televisivi. Vuol dire che qui, in questo ambiente dove io vi sto parlando, ci sono onde che provengono da tutte le parti. Ma guardate, ho preso questo strumento che tutti voi avete, che è il mio telefonino, e il mio telefonino, se arriva una chiamata, cosa che prima, mentre stavo parlando, è arrivato, ma è silenziato, il mio telefono ha squillato. Quindi vuol dire che qui in questa casa stanno arrivando anche onde che provengono dal telefono, ovvero trasmettitori, e quindi il mio telefono riceve un segnale trasmesso dal signor X, che magari è a Londra, e squilla solo il mio, non squilla il vostro. E perché squilla il mio e non tutti i telefoni? E perché vuol dire che solo il mio, sul numero telefonico che è mio, il telefono chiamato risuona. Quindi anche questa apparecchiatura, che si chiama telefono, vuol dire che ha dentro un circuito risonante pari a quello di questa radiolina. Certo, su frequenze diverse, perché la mia radiolina non è in grado di sentire la conversazione di questo telefono. E perché? E perché vuol dire che la gamma di ricezione dei segnali della radiolina è profondamente diversa dai segnali che provengono dai trasmettitori che collegano i sistemi telefonici portatili, e idem la televisione. Evidente che dal mio telefonino io non riesco a sentire le comunicazioni che dalla stazione di non so dove, Nasadina, trasmettono su un satellite. Evidente, perché? È perché le gamme di frequenza di ogni singola apparecchiatura sono molto ben classificate e specifiche. Quindi io non posso ricevere. Ma vuol dire, in poche parole, che dall'ambiente in cui io sto parlando ci sono veramente, noi siamo circondati da frequenze, da onde elettromagnetiche caratterizzate da alcune caratteristiche fisiche, l'ampiezza del segnale. Sì, ma questa mi interessa, ma per modo di dire, ma qual è la specifica vera, essenziale di un'onda elettromagnetica che rappresenta l'onda radio, l'onda televisiva, l'onda telefonica, eccetera, eccetera? Qual è? È la frequenza. Ah, la frequenza, allora come possiamo definirla, la frequenza, grandezza fisica? È il numero delle oscillazioni complete, badate bene, è un'oscillazione, quindi parte da zero, fa il massimo, torna a zero, fa il minimo e torna a zero. Questa è l'oscillazione completa. E la frequenza è il numero delle oscillazioni complete nell'unità di tempo. L'unità di tempo nella fisica nostra
e quello che interessa si chiama, è il secondo. Quindi noi valutiamo sempre tutti nell'unità di tempo che è il secondo. Ma devo dire che noi, perché a questo punto uno si potrebbe domandare, vabbè, ma tu tutta questa premessa che ce ne frega? Perché noi riceviamo delle frequenze, siamo dei ricevitori radio. Sì, assomigliamo a un ricevitore radio. Però in una gamma di frequenza ben precisa. E allora, scusa, cosa mi interessa che tu faccia un discorso sulla radio, sulla televisione, sui telefonini? Perché? Perché se io sono un ricevitore, io, corpo umano, io, apparato biologico complesso, sono un ricevitore che è in grado di ricevere soltanto certe frequenze, che sono quelle che, ad esempio, io produco nell'interno del mio corpo. E adesso lo vedremo, se è vero. Beh, sì, sarà vero, perché se lo dici sarà vero. Beh, e allora, perché mi parli della radio, parli del telefono, parli del 5G? Parli delle trasmissioni satellitari, non me ne frega niente perché quelle sono su frequenze talmente diverse da me che a questo punto io non le ricevo manco. È un discorso corretto questo, sì, è vero, potrebbe essere giusto questo ragionamento, ma invece è profondamente sbagliato. Perché? È perché se io parlo delle frequenze molto elevate, devo dire che potrei considerare i sottomultipli di quella frequenza. E sottomultipli sono delle onde che hanno frequenza che è un decimo, un centesimo, un millesimo, un decimillesimo di quella frequenza là. E allora potrebbe entrare allora nella gamma di frequenza del mio corpo, certo. E allora io non posso dire, ma chi se ne frega? No, ne devo tener conto. Perché? È perché io sono un circuito risonante. Come sono un circuito? Io sono un circuito risonante. Voi siete un circuito risonante. Ma cosa dici? Attraverso cosa? Beh, per quelli che hanno ascoltato la lezione di partenza, la mia lezione delle 2 ore precedenti, io vi ho fatto vedere che il DNA che è presente nelle nostre cellule, voi sapete, no? Ve l'ho fatto vedere. Il DNA non è altro che un circuito equivalente a questo e che, guarda un po', dovrei mettere una doppia elica, no? E tra un'elica e l'altra ci sono le proteine di collegamento, ma lo semplifichiamo perché non ho 4 mani, quindi non riesco a farvi vedere anche l'espansione della seconda. Guardate. Se la tiro su, non vi sembra davvero che questo qui è un DNA, è una elica del DNA, una elica. Poi ho detto, se avessi altre 2 mani, vi farei vedere l'altra elica, la seconda elica. E il collegamento, ho detto, sono delle proteine. E questo non sono in grado di farvelo vedere. Però ricordatevi bene, senza che io vi faccia una lezione di fisica, che se questo è il DNA, ovvero l'ho chiamato circuito oscillante, il circuito oscillante è equivalente al circuito oscillante che è dentro questa radio e che io in una lezione precedente ho smontato davanti a voi per farvi vedere che voi, quando girate quella famosa manopola che io chiamo della sintonia, significa che voi variate la frequenza di ricezione della vostra radio. Quindi vuol dire che qui dentro, girando la manopolina, cambiate un parametro fisico, che ve lo dico, ma per cultura vostra non ve lo chiederemo mai. Si chiama condensatore variabile perché può essere variato. Quindi questa C che è la grandezza fisica che caratterizza il condensatore, questa C variabile permette di
di captare frequenze che sono di frequenza via via diversa rappresentate dalle onde elettromagnetiche. Allora vuol dire che io devo stare attento davvero, che il mio corpo, pur ricevendo una gamma ben precisa di frequenze, che le ricevo direttamente, e anche le altre che sono al di sopra della mia gamma o che sono al di sotto, se sono al di sopra, vi dicevo, ci sono i sottomultipli di quelle frequenze. Se sono di qua, al di sotto, vuol dire che ci sono i multipli di quelle frequenze. Quindi il corpo umano, pur avendo un ben preciso spettro di frequenza di ricezione, e cara mia, cari miei, devono tener conto anche di segnali che sono molto superiori o molto inferiori. Allora voi capite bene che allora questo rappresenta davvero un problema. Ma guardate che parlando dei nostri temi, perché noi dovremmo arrivare poi alla conclusione, no? Dovremmo capire fino in fondo perché partiamo da così lontano per arrivare a parlare poi di uno strumento che è l'S-Drive, che è un circuito, però ve lo anticipo già. Faccio tutta questa premessa perché anche l'S-Drive è un circuito oscillante. Pensano, non si capisce per quale motivo io prendo il discorso da così lontano per arrivare a dire che l'S-Drive, sì, che vi farò vedere, qual è il principio? Se non parto da dimostrare che effettivamente l'S-Drive poi in ultima analisi è un circuito oscillante, a questo punto voi non avete gli elementi per permettere di dire che quello che io vi sto raccontando, sono delle cose serie e non delle cose praticamente inventate da me. Beh, vi devo dire che nella fisica noi abbiamo fatto passi da gigante, cioè i fisici dall'inizio del Novecento, ci sono stati dei fisici incredibilmente noti, da Bohr, Maxwell, il più noto comunque si chiama Einstein, anche se c'è Schrödinger, Heisenberg, fino ad arrivare a personaggi molto più vicini, Pauli, molto più vicini a noi, insomma. E tutti questi hanno preso il Nobel, tutti hanno preso il Nobel. E l'hanno preso trattando sempre di onde elettromagnetiche. Ma questo cacchio di onde elettromagnetiche, da dove nascono? Adesso arrivo. Allora, vi dicevo che il più noto è sempre Einstein, quindi noi lo prendiamo come capostipite di tutto, ma vi ho detto che insieme a Einstein, parliamo dell'inizio del Novecento fino ad arrivare quasi alla fine del Novecento, poi tutti questi signori qua, ho detto il più noto è lui, ma hanno studiato parte delle onde, parte della materia, e la fisica ha fatto un salto incredibile. Siamo passati dalla fisica classica, quella che per noi, insomma, fino a quel momento lì, fino a questi grandi geni della fisica, la fisica classica aveva ottenuto risultati, per carità, direi anche molto importanti. Ma in fin dei conti, guardate, la fisica classica ha parlato della materia. Guardate, io gioco qui, ho preso una gomma. Guarda, c'è scritto cancella lo stress. Ecco, è giusto. È una cosa meravigliosa. È giustissima. È adatta ai giorni nostri. Cancella lo stress. Beh, questa gomma qui, vedete, la sostiene la mia mano. Perché se io lascio la mano, cade. Certo che cade. Non è che abbiamo fatto una grande scoperta, che cade perché c'è la forza di gravità, no? Ovvero c'è il peso di questa gomma. E il peso lo sostengo io, e se lascio andare la mano cade per terra. Ma il peso
E questa gomma caratterizza anche un'altra grandezza legata a questa gomma, che si chiama massa. Non faccio una lezione di fisica per dire che la massa di questa gomma è legata al suo peso. Se avessi preso un gommino piccolo così, è chiaro che la massa di quel gommino era diversa da questa massa di questo gommone. Evidente, no? Se prendo un altro qualunque attrezzo, no, prendo una penna e anche questa c'è massa, tanto è vero che se la lascio andare cade per terra, no? E questa massa è diversa da questa della gomma. Quindi la massa per i fisici prima della fisica quantistica è questa massa qui era una massa sostanzialmente legata al peso. Arrivano questi grandi uomini del passato che hanno detto sì, la grandezza massa è legata al peso, quindi non mettiamo in dubbio niente quello che erano i principi della fisica, chiamiamola classica. Ma c'è un altro concetto che è profondamente diverso, in cui io dimostro che al di là della massa vista come elemento legato al peso, c'è che la massa è una forma di energia. Ovvero, l'energia, che è qualcosa che non vediamo, non tocchiamo, ma che discuteremo tra poco, perché l'energia è fondamentale, è un concetto fisico. Ma guarda caso, a noi interessa l'energia che è dentro il corpo umano, quindi ci interessa quella forma di energia. Beh, arriva allora Einstein che dicevo, che dice che la massa, giusta la definizione, ma deve essere vista come forma di energia, ovvero l'energia può essere vista come forma di massa. E voi capite bene che anche qua sembrerebbe fantascienza. Sembrerebbe una roba fuori dal normale, ma Einstein ha preso poi il Nobel, ha rischiato, come tutte le persone che dicono delle cose diverse, non solite, perché noi siamo abituati, badate bene, ci tengo a precisarlo, a sottolinearlo, noi siamo abituati a ragionare, a parlare, a studiare su cose che in effetti sono già state scoperte, ragionate, viste. Certo, potremmo anche dire che andando avanti in quegli studi scopriamo qualche cosa magari di più, ma sono sempre pezzettini, magari insignificanti. Qui invece siamo passati da un concetto di massa legata al peso a un concetto di massa legata a energia o energia vista come funzione di massa. Qui è pazzesco. Quindi è evidente che quando uno dichiara queste cose può essere considerato uno fuori di testa, ma è evidente. Ecco il discorso che facevo nella conclusione della lezione. Mi metto nei panni degli altri. E capisco che uno possa dire, ma cosa stai dicendo? Capisco. Ma queste considerazioni sono state fatte da uomini che hanno radicalmente modificato la conoscenza della fisica. Sono state fatte da uomini che hanno preso il Nobel. Non è che hanno vinto la lotteria di Capodanno, hanno preso il Nobel. Non per fortuna, è perché hanno studiato, hanno elaborato, hanno dimostrato. Quindi quando qualcheduno dice a me, che adesso faccio il medico, caro Spaggiari, ma tu devi dimostrarmelo, e io rimango a bocca aperta. Penso che quello lì stia scherzando, perché non ha capito niente. In quanto se io da medico
Dico che il fegato ha massa e quindi ha energia. Non è che uno può dirmi, ma Spaggiari dimostramelo, perché io utilizzo la conoscenza della fisica quantistica che mi dice che comunque qualunque massa, non il fegato solo, qualunque massa che io trovo in natura, nel mondo animale, vegetale, nello spazio, qualunque massa ha energia. E questa energia come la esprimi? Come la esprimo questa energia? Attraverso un'onda, attraverso un'onda elettromagnetica, cari colleghi. Ma il discorso che facevo prima, ritorniamo da capo. È un cane che si morde la coda, sembrerebbe quasi. Torno da capo. L'espressione dell'energia espressa da questa massa si esprime attraverso un'onda elettromagnetica, ovvero la solita onda che n volte vi ho fatto, che va su, va al massimo, torna a zero, va giù, minimo o massimo negativo, chiamatelo come volete, e torna a zero, per poi ritornare a ripercorrere le stesse identica forma di prima. Questa è un'onda elettromagnetica. Caratterizzata da cosa? Sì, dalla sua ampiezza, ma chi se ne frega? Ma dalla sua frequenza, ovvero dal numero delle oscillazioni nell'unità di tempo. E voi capite bene allora che se io faccio il medico e comincio a dire, beh, vedo il mio fegato. No, vedo il mio pancreas, no, vedo il mio il rene, il polmone, il cuore, il cervello, la C1, la C2, la C3, via. L'L5, l'L4, l'L5, l'S1, l'S2, l'S3. Beh, ma questi cosa sono? Elementi fondamentali del corpo. Ma hanno masse? È certo che hanno masse. E quindi hanno energia? E certo che hanno energia. E sono diverse le energie. Ah, cavolo, sono diverse le energie. Cioè, è vero. E sono diverse quindi le onde elettromagnetiche espresse da quelle energie, rappresentate da queste energie. Sì, certo. Ma allora vuoi dire che io sono un insieme di elementi, tessuti duri, tessuti molli, tessuti cerebrali, tessuti vascolari, tessuti cardiaci. Ognuno caratterizzato dalle masse, ognuno caratterizzate dalle onde, ognuno caratterizzate dalla propria frequenza. Ma allora l'insieme, qui colleghi, allora vuol dire che l'insieme delle frequenze generate dalle nostre masse attraverso l'energia rappresenta lo spettro di frequenza, ricordatelo questo, rappresenta lo spettro di frequenza del nostro corpo. E quindi lì dentro c'è tutto. C'è il comportamento del fegato, c'è il comportamento delle reni, c'è il comportamento del cuore, c'è il comportamento del cervello, c'è il comportamento di tutti gli n elementi di cui è composto il corpo umano. Ma questa è una visione diversa, oh! Ah, certo che è una visione diversa, ovvio! Sì, ma vi dico di più! Ti dico di più! Non mi accontento di questo! È perché c'è stato un altro grande fisico che ha detto, sì, ma massa energia, è vero, massa energia, ma andiamo un pochettino più in profondità in questo concetto. E allora, guarda, riprendo la gomma. Supponiamo che questa qui sia un organo mio,
un organo vostro. Allora quel fisico ha detto: senti, facciamo una cosa, questa è la massa. Sì, questa è la massa, certo. Allora facciamo uno sforzo di fantasia, facciamo di fantasia, perché non riesco a comprimere questa massa a tale punto da identificarla in un punto, no? Non ce la faccio. Anche perché è dura questa bomba qua. Allora facciamolo insieme. Io prendo questa massa qui, la comprimo fino a identificare questa massa in un punto. Questo punto lo chiamo nucleone. Allora, che cos'è il nucleone? È la massa concentrata di questo oggetto. E il fisico si è posto il problema di dire: vabbè, ma diamogli un valore a questa massa concentrata in un punto. Beh, chiamiamolo, diamo un valore 1, no? Valore 1. E che cos'è quello che tu c'hai in mano? Beh, che era la gomma, sì, è ancora la gomma. Sì, ma se questa gomma di massa M l'hai concentrata in un punto che vale 1, quanto vale allora tutto il resto che tu c'hai in mano rappresentato da questa gomma? E lui l'ha detto. Ha detto circa 1 miliardo di volte è energia. Vi faccio riflettere un momento. Ma come? Ma allora, io che faccio il medico, attenzione, lo faccio continuamente il medico, però c'è tutte le informazioni che mi arrivano dalla fisica. Ma se io faccio il medico e a questo punto analizzo il fegato, o il pancreas, quello che volete voi, e a questo punto faccio fare tutti gli esami che ritengo da medico indispensabili. Faccio fare gli esami del sangue, certo, li farei fare gli esami del sangue. Trovi che qualcosa non va nell'esame del sangue, cosa gli farei fare? L'ecografia, certo, giusto, corretto. L'ecografia chiarisce, non chiarisce, quindi c'è una certa incertezza. Cosa gli farei fare? Certo, gli farei fare l'attacco. Poi farei fare la risonanza magnetica, top. Massimo, top. Sì, fai bene, corretto. Comportamento di un medico corretto. Ma che cosa andiamo a vedere attraverso tutti questi strumenti che ho illustrato? Andiamo a vedere sempre e solo la massa. Ma scusa, ma ho fatto mica un discorso in premessa dicendovi che a questo punto dobbiamo stare attenti perché la massa rappresenta 1 e tutto il resto è energia e io non la vado a vedere l'energia, no? No, cioè, allora perché non andiamo a vedere l'energia? Ha ragione, è una bella pensata, anche perché l'energia rappresenta circa 1 miliardo di volte. Non dice l'energia quanto rappresenta, va bene, dai, rappresenta una frazione. Qual è una frazione? Rappresenta 1 miliardo di volte. Quindi allora il problema si pone. Se io continuo a fare il medico nella maniera classica, io perdo circa 1 miliardo di cosa? Adesso vi preciso. Dice 1 miliardo di quanti interattivi, ovvero fotoni, e io dico ovvero energia legata alla massa. Allora, quando parlo di energia, penso ad una parola legata ai fotoni
ovvero onde elettromagnetiche, o quanti di energia. Quanti di energia, se vi ricordate, non è altro che nel sistema atomico il salto da un orbitale dell'elettrone, un salto dell'orbito dell'elettrone da un orbitale a quello superiore. Ma siccome il sistema atomico non vuole rimanere eccitato, quello lì vuole tornare a casa, quindi a ritornare indietro, e deve buttare fuori energia, ovvero quanto di energia. Ecco medicina quantistica, ecco fisica quantistica, legata al comportamento degli atomi. Bene, e cosa ha detto di più questo fisico? Ha detto una cosa importante, ha detto, guardate, che io prenda il fegato, o che io prenda il pancreas, o che io prenda rene o polmone, guardate che il rapporto tra l'energia e la massa è una costante naturale. Quindi io continuo a dire prendo il fegato come esempio, ma chi te ne frega? Puoi prendere il pancreas, puoi prendere la C1. La legge vale per tutto. È una costante naturale. Quindi che tu prendi un organo, un altro ancora, è la stessa cosa, identica cosa. Bene. E lui cosa ha detto? Ha detto, oh, cari medici, guardate che se voi continuate a vedere soltanto le masse e studiare le masse nell'interno del corpo umano, e voi perdete circa un miliardo di informazioni. Giusto? Corretto? Quindi bisognerà stare attenti che prima o poi, e non prima o poi, siamo già nella realtà, noi dobbiamo andare a studiare le energie espresse dalle nostre masse. E quindi è un po' una rivoluzione. E poi dice questo, e questo è un colpo sui denti che ha dato a noi medici, perché dice che tutte le patologie sono dovute all'errata interazione tra l'energia e la massa. Certo. E quindi queste cose qui dovrebbero fare riflettere tutti noi, perché noi molto spesso, guardate, utilizziamo strumenti che vengono sviluppati dai fisici, dagli ingegneri. Abbiamo sviluppato grazie al sapere degli informatici, abbiamo ottenuto risultati incredibili, importanti. Uno per tutti, la risonanza magnetica nucleare. Vi invito a ragionare sul termine che voi tutti utilizzate, noi colleghi utilizziamo quando abbiamo delle incertezze, fagli fare la risonanza magnetica. Ma riflettete sul termine risonanza magnetica nucleare e vedete che lo Spaggiari, quando dice queste cose, allora c'ha ragione. Risonanza, l'ho tratto per ultimo. Magnetica nucleare. Faccio il nucleare, dai. Nucleare è il primo termine. Nucleare non è un'esplosione nucleare. Non è che io, mettendo dentro un corpo, un essere vivente, perché io parlo sempre di materia vivente, e sono corretto, sono giusto. Noi continuiamo a parlare di uomo o donna, ma perché gli animali non ci sono? Ma perché i vegetali non ci sono? Allora, parliamo di materia vivente, dai. Allora, il nucleare, cos'è un'esplosione nucleare? Cioè io metto dentro una persona, una cosa, un animale, una cosa, niente, una foglia, un pezzo d'albero, dentro il tubo. E esce cosa? Un'esplosione nucleare, esce fuori la polvere. No, no, quello lì vive. E allora nucleare vuol dire che il comportamento è lo studio di un nucleo. Nucleo. Quale nucleo? Ritorniamo al mio amore. Il nucleo di acqua. Nucleo di acqua. No, il corpo vi avevo detto nella lezione precedente. Siamo fatti di acqua,
siamo al 99% di molecole d'acqua. Quindi H2O, c'è più idrogeno o c'è più ossigeno? E c'è più idrogeno, sono due. Allora il comportamento del nucleo di idrogeno. Allora, il comportamento, studio il comportamento nucleare è lo studio del comportamento del nucleo di idrogeno. Oh, là, bene. Che dentro i tessuti duri, lo scheletro, dentro i tessuti molli, muscoli, dentro i tessuti cerebrali, cervello, dentro i tessuti vascolari, vascolare, dentro i tessuti cardiaci. Poi l'idrogeno è presente da due parti, certo in quantità diverse, ovvio. Allora il nucleo l'ho spiegato. Magnetico. Ebbene, il magnetico non ci vuole una grande fantasia nel dire che faccio, il radiologo fa variare il campo elettromagnetico dentro il tubo. Vuol dire che il tubo avrà all'esterno delle bobine che io piloto con delle correnti diverse e i famosi boom, 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 boom che voi sentite, sono legati al fatto che io eccito le bobine. Queste qui fanno un rumore della malora. Allora, nucleo, nucleare, magnetico. Variazione di campo magnetico, manca il termine, risonanza. Ma come? Non ve l'ho spiegato all'inizio? Non vi ho preso le due forchette e vi ho fatto vedere che questa è una risonanza meccanica? Poi non vi ho fatto vedere che ho preso la radio e vi ho fatto vedere la risonanza elettronica? Beh, il radiologo varia il campo elettromagnetico, quindi fa variare il campo magnetico e le nostre cellule risuonano. Cavolo, risuonano come quelli lì, come quegli strumenti che vi ho fatto vedere io? Sì, nello stesso modo. Ovvero, le cellule ubbidiscono alle variazioni. È come se fossero dei soldatini le nostre cellule. Messe dentro lì, cominciano a marciare. E poi il radiologo cambia il campo magnetico, boom, e marciano nell'altra parte. Poi toglie il campo magnetico, ritornano nella stessa zona di partenza. E se uno ha cambiato la conformazione, ha cambiato la massa e ci impiega più tempo, è diventato più grosso. Tutte le altre sono arrivate velocemente nella posizione di partenza e quelli lì, quello lì ci ha impiegato più tempo. Lo vedo subito. È come quando tu hai un plotone che marcia. Ma marciano tutti in perfetta sintonia, eh? Alzano la gamba destra tutti, la gamba sinistra tutti, il braccio destro, il braccio sinistro. Oh, ma se uno sbaglia e tu sei lì che osservi la marcia, cavolo, lo vedi subito. L'hai identificato, è quello lì. Ecco come funziona la risonanza magnetica, cari colleghi. Ma questo cos'è? È un rapporto biochimico? Cioè le cellule in quel momento lì si scambiano rapporti biochimici? Ma quando mai? Ma quando mai? Le cellule in quel momento lì agiscono come dei soldatini ubbidendo, risuonando su variazioni di campo elettromagnetico. Ma come? Ma noi siamo materia vivente. Ma allora i miei colleghi che continuano a dire, ma Spaggiari,
ma dimostra. Ma io ti dimostro, ti spacco una bottiglia sulla testa. Ma come dimostro? Certo che te lo dimostro. La risonanza, l'effetto del campo elettromagnetico, il nucleare. Cosa ti devo dimostrare? Le immagini meravigliose, stupende. Cosa ti devo dimostrare? Mi fai incavolare davvero tu. Allora voi capite bene che qui il modo di vedere, il modo di pensare, il modo di agire del medico moderno non può non tener conto delle informazioni che arrivano attraverso scienze diverse, profondamente diverse, ma che, guarda caso, intervengono, agiscono, condizionano. Quindi, è vero che tutta biochimica? Dai, vi ho creato un dubbio. È vero che tutta biochimica? Quale risposta date? E no, non può essere vero. È sicuramente sacrosanto tutto ciò che noi abbiamo studiato nell'interno della facoltà di medicina. È indubbio. Non lo metti in dubbio. È ancora la biochimica una colonna portante, certo. Le cellule si scambiano reazioni biochimiche, certo. Le molecole che avvengono hanno del si trasferiscono delle informazioni di tipo biochimico, formano degli raggruppamenti e fanno delle reazioni che sono biochimiche, certo. Ma vi dicevo prima che se non ci fosse stata la conoscenza della biofisica da una parte, della nascita dei campi elettromagnetici dall'altra, noi non avremmo la giustificazione di questi incontri che avvengono e che giustificano le reazioni biochimiche. E allora è come dire, badate bene, non ho qui una moneta, ma è quello che continuo a fare io. C'ho qui questa placchetta che poi utilizzerò. È come dire che io continuo a guardare questa faccia, l'amplifico, vedo sempre più dovizia di particolari. Ma io invito i colleghi medici a guardare anche questa faccia. Questa faccia qui non è una cosa diversa da questa. Questa placchettina è formata da due placche, da due facce. Questa, che è la parte biofisica che tutti o quasi tutti o molta parte di tutti ignora, e questa, che è la parte biochimica che noi medici dobbiamo sapere, che abbiamo studiato, che abbiamo superato gli esami. Ma uno non mi può dire che questa qui è una cosa diversa, no? E allora io penso che la medicina moderna si debba per forza chiamare medicina integrata, perché devo integrare conoscenze che provengono dalla biofisica con quelle che noi abbiamo studiato e che sono la base ancora della medicina moderna, ovvero la biochimica. Ma non potete dire che quello che io sto introducendo è un qualcosa di diverso. No! È esattamente la stessa identica cosa, soltanto che è un aspetto diverso. Certo, forse rappresenta anche una cultura diversa, certo. Ma non è che una è diversa rispetto all'altra.
è un altro modo di vedere le cose, le stesse cose. E adesso arrivo a dire. Noi medici siamo abituati a utilizzare strumenti risposte di esami che permettano a noi medici, di fare una diagnosi che sia la più corretta possibile del nostro paziente. Ovvio, questo è il compito del medico, no? Abbiamo studiato, ci siamo laureati per fare questo. E più noi abbiamo strumenti che ci permettano di avere informazioni, e più, certo, forse uno potrà dire, orco Giuda, ma c'hai un cervellone, perché mettere insieme tutte queste informazioni che tu devi confrontare, ovviamente devi valutare, e ti devono mettere sulla strada per arrivare a dire che quel paziente lì ha questa diagnosi, arrivi alla diagnosi e quindi necessariamente alla giusta terapia, perché questo è il compito del medico. Quindi il medico deve utilizzare sostanzialmente strumenti di indagine che ti permetta di, che ti permettano a te di centrare la diagnosi per il tuo paziente. Quindi più strumenti hai, meglio è. E allora arriviamo ad uno strumento che sembrerebbe uso condizionale, sembrerebbe quasi un gioco da ragazzi. Quale gioco da ragazzi? Intanto vi devo dire una cosa, e ci tengo a precisarlo. Io in questi anni di conoscenza, approfondimento, di partecipazione a convegni internazionali con uomini di altissimo livello, non italiani, meglio, o non solo italiani, dai, diciamolo così, ma chi ha pensato al meccanismo S-Drive, secondo me ha molto del genio. Ma perché? Perché intanto ha preso un elemento che appartiene al corpo, quindi alla materia vivente, un elemento che è un tracciante vero della materia vivente. E qual è secondo voi? Ce ne sono tanti, o potrebbero essercene tanti. Poi vediamo qual è il vantaggio e lo svantaggio. Ad esempio il cappello è sicuramente un tracciante biologico meraviglioso, perché, perché tirato via dalla cute, ovviamente con la radice, perché se no non vale il discorso mio, e tiene a memoria tutto ciò che il capello è riuscito a immagazzinare fino a quel momento lì. Evidente che l'analisi è relativa, ma tutte a questo punto le analisi, posso dire, non solo del capello, sono relative al momento in cui tu togli il tracciante dal corpo e lo esamini. E così capita per tutti gli altri esami, anche l'esame del sangue ti rappresenta gli elementi fino al momento in cui tu li tiri fuori, magari il giorno dopo è già cambiato, no? Beh, allora, questo tracciante è un tracciante, vi ho detto, che ha in memoria tutto quello che è legato al vissuto. E il vissuto qual è, secondo voi? Perché qui noi siamo sistemi risonanti, ve l'avevo detto già prima, all'inizio della conversazione. Cosa vuol dire risonante? Perché noi risuoniamo attraverso ciò che l'ambiente esterno ci dà. Risuoniamo
perché viviamo in un ambiente sociale, quindi abbiamo contrapposizioni, abbiamo situazioni favorevoli, abbiamo condizioni di affetto, d'amore o di odio e di disprezzo. Abbiamo inquinamenti da ciò che mangiamo, da ciò che beviamo, ma non solo, abbiamo inquinamenti di tipo atmosferico, che non è solo chimico, ma è di tipo elettromagnetico. Pensate all'evoluzione delle telecomunicazioni in questi ultimi anni. Pensate che io vi sto facendo lezione attraverso un video che emette sicuramente frequenze in negativo e che voi, anche voi che siete dall'altra parte e siete davanti al vostro monitor, avete delle reazioni negative, positive per quello che sto dicendo, negative per il resto. Allora, il cappello rappresenta un tracciante che vive, ha vissuto fino a quel momento la vostra realtà complessiva, che tiene conto di tutto, del microcosmo e del macrocosmo. Perché badate bene. Ve lo sottolineo e voi tenetelo in testa, tutto ciò che vive vibra, ovvero oscilla. Oscilliamo noi, oscillano gli elementi del cosmo, siamo in frequenza, siamo collegati, ma certo. Io sono uno, cosmo è tutto, tutto è uno, uno è tutto. Filosofia? No, scienza. Allora il cappello vi ho detto ritorno. Perché non usi qualche altro tracciante? Sì, io ricordo, guardate. La mia esperienza di direttore generale in moltissime importanti strutture ospedaliere lombarde, me lo ricordo. Abbiamo avuto molto spesso incontri con le autorità giudiziarie da una parte, carabinieri, finanza, polizia, per dire, ma come facciamo a fare degli esami per sapere se una persona è drogata? Orco, l'esame più sicuro sarebbe quello di fare l'esame dell'urina. Ah sì? E come fai? Non è che puoi costringere quello lì a dire, scusa, adesso ti faccio un prelievo forzato d'urina, gli metti un catetere. Non puoi. No, la legge non te lo consente. Orco, è un esame cruento quello lì. Non puoi farlo. Ma se tu gli strappi un cappello, due capelli. Ma non può dire che è cruento questa roba. Sì, lo vai a esaminare subito. Quello lì è drogato. E addirittura sai di che cosa è drogato. Dal cappello, dal bulbo. Bene. E i miei colleghi che hanno sviluppato questo sistema hanno scelto il tracciante giusto. Certo, è dello spettro di frequenza nostro, ma ha tutte le interazioni del macrocosmo che ha circondato l'individuo. Quindi tutti gli elementi psicologici, alimentari, di inquinamento ambientale, ho detto, penso non ai classici, ma quelli più sottili, quelli più invisibili, quelli che non riesco proprio a vedere, non riesco a percepire. Inquinamento di tipo elettromagnetico. Ho tutto. E che fa? Porco.
Adesso devo fare un ragionamento, perché questo cappello viene messo, vi ho detto, in un circuito risonante. Il circuito risonante qual è? No, ve l'ho spiegato qual è il circuito risonante, ma è così semplice, si fa così per dire, eh? Così semplice come questo qui della radio? O così semplice come questo qui dei diapason? O così semplice come quello del telefono? Guardalo qua. Ecco. Lo inquadro. Porco, cos'è quella fare lì? Sembrano quasi. Aspetta, giro perché ve lo descrivo, ve lo so a memoria io, eh. Giro perché voglio che voi lo vediate bene. Lo vedete? Vediamo, inquadriamolo. Ecco, sì che si vede, sì. Guarda, sembrerebbe quasi una bobina. Poi vuol dire che. Aspetta, torno qua. Guarda, questa qui è una bobina, è un filo avvolto. Adesso sembrerebbe, guarda, che io faccio così, lo stringo, lo appiattisco e lo inserisco dentro questa piastra. Cavolo, ma cosa vuoi, hai voluto dirmi? Che è un circuito, questo qui è un circuito oscillante? Sì, ho voluto dire questo, ma perché sono uno che semplifica il discorso? Mi viene veramente da sorridere. Semplifica il discorso. È un circuito oscillante. È proprio un circuito oscillante. E qui mi rifaccio e continuo a ridere. Mi rifaccio ad alcune obiezioni che fanno i miei colleghi medici. E io gli spiego il circuito oscillante. E questo è un circuito oscillante, sì, eh? Un circuito oscillante. Ma è così semplice come potrebbe essere quella, è proprio la bobina appiattita, in grado di far variare qualcosa e lui capta tutto. Beh, ho detto, mi viene da ridere perché è vero che è un circuito oscillante, ma ragazzi, ma nella vita noi viviamo in che dimensione? Boh, che domanda difficile ma facile che fai. Beh, no, noi siamo caratterizzati da tre elementi fisici, l'altezza, la larghezza, la profondità, quindi tre elementi, X, Y e Z, lo spazio, poche parole, a tre dimensioni lo spazio. Non è vero, se faccio il fisico mi devo dire che ci sono spazi che sono a n dimensioni, ma chi se ne frega? Facciamo le cose semplici, tre dimensioni, to, x, y, z. No, sbagliamo. C'è anche l'altra dimensione, quattro, almeno quattro dimensioni. E qual è la quarta? Il tempo. Certo, spazio e tempo, ma nello spazio c'hai tre dimensioni. Ma semplifichiamolo, dai, semplifichiamo. Inutile che facciamo. Non è che sono qui a farvi e a rompervi le tasche su delle lezioni di fisica. No, semplifichiamo, perché già è difficile spiegare. Figuriamoci se poi spieghiamo nei dettagli e vi diciamo cosa c'è dietro a questo circuito qua. Ma lo diciamo con il circuito oscillante. E se è un circuito oscillante, è in grado di oscillare sullo spettro di frequenza che a questo punto il circuito oscillante, risonante, è in grado di captare. Questo è un circuito oscillante. Poi ho detto, se mi si concederà un giorno di soddisfare le mie esigenze, che vi faccio vedere
che questo circuito oscillante, che questo circuito risonante ha veramente quattro dimensioni e voi tutti sparirete dallo schermo, perché per dimostrarvelo utilizzerò la matematica e quindi voi sparirete tutti, a meno che qualcuno di voi non sia un hobbista della fisica e della matematica. E allora ci divertiremo. Ma semplifichiamo il discorso. Questo è un circuito oscillante. Il capello trasferisce le informazioni. Ma come fa a trasferirle, spaggiare le informazioni? Orco, l'avevo fatto quasi capire. Il capello ha il suo spettro, che è dentro la gamma di frequenza, che è quella in cui lui è abituato a vivere, ma tiene conto anche delle interferenze di tutti gli altri ambienti. Quindi nella gamma di frequenza del capello, che è fatto così, che è un segnale che continua a oscillare, andare su con dei picchi, venire giù, ritornare su, è proprio un circuito in cui l'andamento è un andamento quasi da folle, non lineare. Quindi sull'asse X metto le frequenze e sull'asse Y metto le ampiezze. Questo si chiama spettro di frequenza. E allora il capello è in grado di trasferire a questo circuito oscillante tutto lo spettro di frequenza. Ma tu mi avevi detto che però come adesso lo trasferisci per valutarlo questo spettro di frequenza? Perché il mio spettro di frequenza sarà diverso dal tuo, sarà diverso da quello di un altro. E certo, allora la prima cosa che devo fare è, se io devo trasferirlo da qualche parte, dovrò questo, che è uno spettro continuo in cui veramente ci sono questi segnali continui che oscillano, non certo come un'onda sinusoidale, e posso digitalizzarla. E l'ho detto prima. E cosa vuol dire? E vuol dire che io trasformo questo segnale che continua a oscillare in continuo, lo trasformo come successione di punti. Ecco, trasformo una curva che si chiama analogica in relativa curva digitale. Basta, ho scoperto. La digitale è rappresentata da punti. I punti sono caratterizzati ovviamente da due parametri, il parametro X e il parametro Y nel piano. Se poi voglio fare lo spazio, allora sono caratterizzati da tre punti. E se poi tengo il punto... Ma non vi complico la vita! Non vi complico la vita. Ho digitalizzato il mio segnale. Bene, allora... Allora basta, questo strumento infernale che tutti voi avete davanti agli occhi è in grado di memorizzare quel segnale lì. Ve l'avevo fatto vedere già con l'esperimento delle due fialette col DNA e l'acqua pura, ve l'avevo già fatto da fare. Lì, anche lì, digitalizzo, quindi memorizzo sulla memoria di un computer. E poi se io dico... Senti adesso quel segnale lì, mandamelo dall'altra parte del mondo. E certo, te lo mando. Dall'altra parte del mondo ci sarà un dottore, un professore, un tecnico informatico che sarà in grado di ricevere il mio segnale via mail, ovviamente. Lo ricava, lo memorizza nella sua memoria del computer e poi ne fa quel cavolo che vuole. Vuole stamparlo? Sì, lo stampa. Vuole vederselo, elaborarselo? Se lo elabora, benissimo. Bene, in questo caso l'S-Drive cosa fa? È questo l'S-Drive, eh? È questa. Che poi io in mano la card equivalente all'S-Drive. E lo metti al centro. A questo punto esce lo spettro, lo digitalizzi, lo metti sul computer, lo mandi via internet, dove? Ad Amburgo. E beh, è comodo, dietro l'angolo. Ad Amburgo, e in Amburgo cosa ci sarà? E ci sarà un centro di elaborazione dati
che prende lo spettro del tuo capello, quindi del tuo stato di benessere o meno benessere, e lo confronta, lo analizza. Ci saranno dei coefficienti per l'interpretazione, il confronto, dopodiché sulla base di ogni singola frequenza, badate. E qui vi dico qualche cosa di più, va? Sono in forma. No, non è vero, c'è mal di gola anche. Non ho il coronavirus però. Cosa fa? Quello è uno spettro, vi ha detto. È difficile da interpretare uno spettro, perché sono tutte punte, sono tutta una specie di elettroencefalogramma che tutti voi medici sapete, no? È tutta una robina così. E dice, la miseria, ma come fai a interpretare quella roba lì? E te lo dico io. Perché? Perché esiste un teorema in fisica che non vi racconto nel dettaglio, ma dice che qualunque segnale balordo, attraverso questo teorema che si chiama teorema di Fourier, ma ve lo dico per cultura vostra, non certo non ve lo ricordate, non c'entra nulla, ma questo teorema di Fourier è stato in grado di decodificare una qualunque segnale brutto, sporco, questa punta che fa così, come se fosse un vertice di una montagna, il resegone, penso qua da noi, vicino a Lecco, ci sono le montagne, c'è il resegone che è fatto proprio così, come se fosse uno spettro di frequenza. Bene, io che faccio? Posso scomporre questo spettro di frequenza che è incomprensibile nella somma di tante onde meravigliose sinusoidali, quelle che io vi ho fatto sempre vedere col mio dito che va su, va giù, passa da zero, va negativo, poi torna su, eccetera. La somma di quelle onde lì, che sono a frequenza multipla della frequenza relativa a quel picco. E quindi io posso decodificare tutto. Quando ha una domanda di un collega, ma senti Giorgio, ma non capisco come tu fai a dire che ad esempio io sono intollerante al pomodoro. Porco, bella domanda. Intollerante al pomodoro? Sì, risulta che sei intollerante al pomodoro, hai ragione. Guarda lì, se non mangiare il pomodoro, vuol dire che c'è un segnale di frequenza, perché anche il pomodoro è caratterizzato, avendo la sua massa pomodoro, la sua conformazione pomodoro, ad una frequenza caratteristica del pomodoro. E quindi io decifro tutto. Ma come fai? È impossibile. E certo, è impossibile perché tu non sai bene cosa vuol dire lo spettro di frequenza e come decodificare gli spettri di frequenza. Allora voi capite bene che io posso decodificare tutto. Il fatto che mancano vitamine, che ci sono troppo, ci mancano gli aminoacidi, ci sono le proteine, ci sono gli inquinamenti di qui, gli inquinamenti di là, sociali, non sociali. Certo che posso decodificare tutto. Ma questo sembra... abbiamo scoperto una cosa meravigliosa. Allora, dopo 12, 13, 14, al massimo 15 minuti, tu ricevi un malloppo di 36 pagine, hai fatto la diagnosi. Quale? Oh! Sia ben chiaro. E qui io continuo a sottolinearlo. Non è la diagnosi. Come qualcuno dice, ma allora tu scusa, non facciamo più un medico? Che pacchia! È uno strumento che ti fa la diagnosi. Quale diagnosi? Quale? Tutti gli strumenti non sono in grado di fare diagnosi. Si chiamano strumenti di supporto, non a caso. E mi raccomando, non fate queste gaffe. Sono strumenti di supporto.
io ottengo l'S Drive come supporto, ottengo l'ecografia come supporto, ottengo gli esami del sangue come supporto. Ma qualche uno mi chiede: ma scusa, c'è una correlazione diretta? Bella domanda questa. C'è una correlazione diretta? Può esserci una correlazione diretta, ma non è detto che ci sia. Perché? Perché le situazioni, cari colleghi, amici, sono situazioni dinamiche, si chiamano. Non sono situazioni statiche, sono situazioni dinamiche, sono in continuo divenire e si fermano. L'analisi si è fermata nel momento in cui io ho strappato il cappello. Quindi può darsi che ci siano analisi che possono essere correlabili o no. Ma ho detto, attenzione, non facciamo errori pacchiani. L'S Drive è uno strumento di supporto, come tutti gli altri strumenti di supporto. E voi dovete fare i medici e non pensare che ci siano strumenti che semplificano. Certo, sono strumenti fondamentali, a corredo. E adesso mi voglio divertire un po', perché tra poco, guardate, ho preso un po' di fogli, vedete? Questi fogli sono uno studio che io ho fatto sull'S Drive e che penso che prima o poi, spero prima che poi, visto che ha comportato un grande sacrificio, riusciamo a pubblicarlo come traccia. È ricavato da dei confronti che sono stati fatti con, oserei dire, dei padri, comunque delle persone che hanno lavorato, hanno sviluppato, hanno pensato. Uno di questi è l'amico Carlos, che è stato tra i primi con i quali io mi sono confrontato. Sto sfogliando tutte le pagine, che sono state oggetti di modifiche, conversazioni, approfondimenti, e voi potrete poi studiarveli, se avete voglia, ma più che studiarveli, almeno sfogliarli, perché, vedete, arrivo alle conclusioni, No, non è sfoglio per farvi vedere che sono tanti fogli, Allora, sono arrivato al foglio giusto. Quando io vi ho detto, permettetevi che io faccia un po' il semplificatore, quando voi leggerete, adesso mi infilo gli occhiali così, e vedrete qualche immagine che non abbiamo voluto darvi, e quindi ho fatto per questa seconda parte soltanto, direi, un discorso a braccio, come sempre faccio d'altra parte. Ma avrei potuto farvi vedere delle slides, ma non sono ancora pronte, perché sono oggetto di ulteriore approfondimento, perché per trasferire le cose difficili in maniera semplice, non è poi così semplice, eh? Ecco, perché ho detto, dietro a queste cose che noi traduciamo in maniera semplice, ci sono degli sviluppi che di semplice non hanno proprio niente. Allora, guardate, il mio collega Carlos aveva detto, senza probabilmente dare la possibilità, perché ho detto c'è dietro sviluppi matematici importanti, aveva fatto un triangolo, è partito da un triangolo e nel triangolo ha messo il vertice e l'informazione, poi ha messo all'altro vertice, che è la base del triangolo di sinistra, ha messo l'energia e poi all'altra base ha messo la materia e
E che cosa ha detto lui? Quello che io ho cercato di spiegarvi all'inizio, non è che ha fatto una grande scoperta, ma ha detto: questo è il triangolo, rappresenta il campo. Noi. Noi. Allora, l'informazione con una freccia che diventa energia, con una freccia che diventa materia e la materia che diventa informazione. Questo si chiama campo quantico, cari colleghi. Ritorniamo, medicina quantistica. Campo quantico. Noi siamo un campo quantico, informazione, energia, materia, informazione. Op. È un loop continuo, informazione che si trasforma in energia, energia che si trasforma in materia, materia che si trasforma in informazione. E a questo punto poi lui ha fatto un altro triangolino che non ha spiegato bene, ma che è esattamente il triangolo questo che vi ho raccontato. E che cosa ha messo al vertice? Ha messo, state attenti, che arrivo alle conclusioni in fretta, perché non voglio anticiparvi niente, ma comunque al vertice ha messo le intenzioni. Poi la freccia va verso lo scopo va verso il significato va verso l'intenzione. Allora, intenzione, scopo, significato, intenzione, scopo, eccetera. Questo è un modo identico di vedere il campo quantico. Intenzione. Scopo, significato. Ma l'intenzione corrisponde cosa? E lo scopo corrisponde a perché cosa? E il significato perché? E dal perché il significato torna alla cosa. Quindi ecco il campo quantico. Questo si chiama coerenza. E le onde rappresentate dall'informazione, l'energia, la materia, l'intenzione, lo scopo, il significato, sono quelle che lo Spaggiari ha voluto rappresentare con delle onde che voi vedete segnate qua in matita, ma vi faccio vedere la finale, che è frutto dello sviluppo delle equazioni grosse, importanti, matematiche. Adesso non so se voi lo vedete anche coi colori, non so, cerco di inquadrarlo, forse lo riuscite a vedere. E la nascita dei vortici, formazione dei vortici che avvengono in quello che io ho semplificato nel dire circuito oscillante dell'S drive. Ma dietro a questa semplificazione, cari colleghi, c'è un lavoro incredibile, c'è una cultura incredibile, c'è la stesura di equazioni matematiche difficili, complesse. E quando uno mi dice allora Spaggiari, al di là del racconto, e quindi mi incavolo, al di là del racconto, spiegalo. Bene, sfido tutti voi. Io ve lo racconto, ma passo dal racconto alla matematica e alla fisica teorica e voglio vedere se qualcheduno di voi al coraggio e la possibilità di contestare o di parlare. E questa non è arroganza. La mia non è arroganza. È essere consapevole del fatto che avendo speso molto tempo per andare a verificare
quello che effettivamente qualcuno diceva, e uno poteva dire: ma questo mi racconta delle bugie, questo mi racconta delle balle. Io sono come San Tommaso, voglio andare a vedere. E quando un medico mi dice: io sono come San Tommaso, lo apprezzo, non ci crede, bene, allora facciamo una bella cosa. Non ci credi, vieni con me, stai con me. Hai le basi di matematica sufficienti? Allora, guarda, che io sono disponibile a insegnarti, a portarti per mano, a sviluppare insieme a te, perché anch'io ho sviluppato la cosa. Perché è facile mettere, no, non è mai facile, no, sbagliato, ma comunque, diciamo, i presupposti potrebbero essere giusti, corretti. Il risultato? Come fai a saperlo se il risultato corrisponde? Se tu non sai sviluppare quella roba lì, allora sviluppala insieme a me, se sei in grado, se hai le basi. E arriva alla fine. E io sono arrivato alla fine. Sono arrivato alla fine e ho visto le equazioni, ho visto gli sviluppi, ho visto il risultato. Ho disegnato questo che voi vedrete e che cercherò di spiegarvi nel modo più semplice, ma sono convinto che non è detto che ci riuscirò, perché dietro qui c'è un lavoro pazzesco di scienza, di conoscenza, non di fisica. In questo caso di matematica. E non è detto che una persona abbia la possibilità e le basi di arrivare a dimostrare che quello che noi andiamo dicendo, e lo andiamo dicendo da tanto tempo, molto spesso anche non creduti, evidente, perché o fai un atto di fede come nella religione, e allora è un atto di fede. Ma noi non siamo nella religione, non siamo nel campo della religione, siamo nel campo della scienza. E quindi alla scienza si risponde in maniera concreta, dimostrando. E in questo caso non parto da dei principi di fisica teorica, di fisica quantistica, in cui la scienza me l'hanno insegnata i miei padri, che sono i fondatori della fisica quantistica. In questo caso la scienza è dettata da sviluppi di matematica. Si parte da considerazioni della scienza fisica utilizzando degli sviluppi di matematica. E quindi voi capite qual è stato lo sforzo, tanto di cappello a quelli che hanno elaborato e hanno sviluppato questo sistema, che io continuo veramente a semplificare, ma perché devo far capire fino in fondo che cosa vuol dire circuiti risonanti dell'S-Drive e che cosa vuol dire i report che arrivano in 15 minuti massimo alla nostra attenzione. E questo potrebbe essere frutto della fantasia. No, è frutto della scienza. E dietro al frutto della scienza ci sono sviluppi matematici che veramente sono incredibilmente complessi. E con questo io penso di dovervi salutare, perché siamo alla fine del mio corso, delle tante ore che siamo stati insieme, e spero che abbiate potuto assorbire molte delle cose che io vi ho detto. Eccoci, professor Spolzari, siamo qui, abbiamo ascoltato tutto con molta, molta attenzione e mi sembra che ci sia anche qualche domanda in arrivo. Adesso appuriamo. Intanto volevo sentire Giorgio se c'è collegato, altrimenti abbiamo subito domanda per spazio a eventuali domande. Eccolo Giorgio. Eccomi qua. Io stavo prendendo appunti mentre tu parlavi, perché a parte che avere la fortuna di ascoltarti, perché questa è secondo me una grande fortuna essere qua a ascoltare
uno dei più grandi esperti che abbiamo, capaci di trasmettere questi concetti così complessi, ma come con il tempo che hai avuto a disposizione, che non sono i 20-30 minuti, l'ora dei convegni, beh, è tutta un'altra cosa. L'hai detto come in tutte le lingue, come funziona il corpo umano, a partire dall'acqua, dalla biofisica, il rovescio della medaglia, il fatto della complessità della medicina, tradotto in biofisica è veramente di un'eccellenza assoluta. Quindi innanzitutto volevo ringraziarti, Pier Giorgio, per la tua professionalità e il supporto in questa altissima scuola di alta formazione. E poi penso che anche i discenti adesso hanno degli strumenti di comprensione del fatto che quando qualcuno grida alle fake news, quando si parla di medicina e di biofisica, è l'ora di finirla, insomma, no? Ecco, di dirgli, magari uno non sa, sta zitto, ma non giudica piuttosto quello che non conosce. Non so se sei d'accordo. Sono molto d'accordo, ma come ti ho detto, io accetto le sfide, sono sempre un uomo che ha sfidato nella sua vita. Non a caso il mio percorso, sia scientifico da una parte che professionale dall'altra, dimostrano che la mia strada è sempre stata fatta zigo-zago. Quindi le sfide sono un qualcosa che mi appartiene, quindi accetto qualunque tipo di sfida. Ma sono una persona che, se è convinto della bontà di una procedura, di uno strumento, va fino in fondo. Primo, evidentemente, la prima cosa fondamentale è la conoscenza. E secondo, il fatto che dietro quella conoscenza ci siano veramente degli elementi che mi permettono di dire che è una cosa seria, perché sennò non riesco io a dire una bugia, una cosa che non sento. Quindi per me diventa naturale quando alcuni miei colleghi che io stimo molto, perché dal punto di vista scientifico sono molto bravi, mettono in dubbio il funzionamento, va bene, hanno ragione, mettono in dubbio perché non conoscono. Quando uno non conosce è evidente che è portato a mettere in dubbio, ma è chiaro. E allora le persone dovrebbero essere, come dire, tanto modeste e umili a dire: va bene, allora fammi vedere. Ma per farti vedere, per farti toccare con mano, è necessario che tu abbia gli elementi di base. E gli elementi di base, se io parlo della matematica, quella che facciamo alle medie o alle superiori, è un conto, ce le hanno tutte le basi. Ma se tu vai al di sopra di questo e parli di cose che sono veramente complesse per tutti, per gli stessi matematici, perché lo sviluppo di un'equazione differenziale di terzo grado è una roba che anche i matematici perdono la testa, evidente che poveri cristi come fanno a seguire. Ma allora lì ci deve essere un atto di fede, e l'atto di fede molto spesso nella scienza non esiste. E allora ognuno rimarrà sulle proprie posizioni. Con molto dispiacere dico questo, perché ho detto, se avessero qualche base in più potrebbero capire e apprezzare tutte le cose che io ho cercato di dire in questo tempo. E poi la pubblicazione che noi faremo sarà ancora più esplicativa. Faremo vedere delle cose. Certo, se vuoi affrontiamo anche un giorno, io lo dico in maniera provocatoria, evidente, no? Ma siccome io ho assistito ad una lezione di Carlos, che è molto bravo, e guardavo gli occhi delle persone che stavano a seguirlo, che si incrociavano, e quindi capivo che nessuno aveva capito niente. Quindi noi dobbiamo per forza procedere con le semplificazioni al massimo, partendo però da dei valori che sono sicuramente scientifici. Questo voglio dire, e questo continuo a ribadire. Grazie per Giorgio, grazie di cuore. Monica.
Sì, guarda, volevo dire che giustamente poi dopo, a parte l'atto di fede, subentra anche la clinica, no? Quindi se nella Certo. clinica di tutti i giorni nel confronto con il paziente i risultati ci sono, anche quello è evidenza delle cose. Do la parola a Gianluca per vedere un pochettino cosa arriva dal nostro pubblico di discenti. Gianluca, eccoci. Sì, eccomi. Buonasera. Anche adesso sono arrivati tantissimi ringraziamenti e complimenti per la chiarezza, la competenza del professor Spaggiari. C'è una domanda dal dottor Nalin. Le chiede: l'S-Drive non è influenzato dai campi magnetici del luogo nel quale viene posto quando si fa la misurazione? Bravo, bella domanda questa. Le devo dire però che fortunatamente la domanda è molto sensata, ma tenga presente che noi mettiamo il cappello, che è il nostro tracciante biologico, direttamente a contatto col circuito risonante. Se infatti noi diciamo, vi raccomando, che l'apparecchiatura sia mantenuta a distanza rispetto al computer, perché anche il computer ovviamente mette frequenze, quindi potrebbero essere frequenze di disturbo. Però al collega bisogna dire una cosa: che noi, dal momento in cui noi strappiamo il cappello e lo mettiamo lì, il cappello non è più in grado di ricevere nessuna informazione, cioè la porta con sé l'informazione che ha in memoria sulla situazione del corpo dell'individuo, e quindi lui non è più influenzato. Il circuito risonante che ha il cappello al centro è abbastanza un circuito in cui il contatto è quasi diretto, quindi Sì. Sì, l'influenza di altri disturbi non esistono proprio. la spiegazione infatti poi della tecnologia da parte di chi l'ha messo a punto ripete sempre che appunto come diceva il prof è alla distanza di 1 metro di filo S-Drive dal computer, però l'altro aspetto fondamentale è che funziona come un microfono unidirezionale, quindi quando noi parliamo, il microfono prende quelle informazioni. La stessa cosa, il bulbo del capello viene messo al centro della bobina e poi viene silenziato. E pensate che comunque poi la scansione viene fatta in 10-12 secondi e in quel tempo lì non ha... Ci sono anche poi nel circuito di lettura un reset dei rumori di fondo, quindi è proprio stato anche proprio concepito per eliminare eventuali interferenze. Ecco, è quello che in effetti io mi hai rubato la parola. Qualunque interferenza comunque viene rilevata come rumore di fondo. Il rumore di fondo è un segnale che continua a oscillare in maniera impropria, nel senso che questo, guardi, il rumore di fondo è questo qua. Quindi rispetto a un segnale che io ottengo da una sorgente come il cappello, il rumore di fondo viene alla ricezione automaticamente eliminato, perché vede, le dico di più, che quando io ho detto lo spettro del cappello viene fatto in maniera digitale, ovvero uno spettro analogico, ma io lo digitalizzo, ovvero lo rendo per punti, gli eventuali rumori di fondo che invece sono e rimangono analogici non vengono chiaramente, vengono immediatamente filtrati. E quindi tagliati. Non ci sono altre domande specifiche, ma ci sono davvero tanti ringraziamenti. Ad esempio quello della dottoressa Manna, che racchiude un po' i vari commenti, che le dice: grazie, prof. Spaggiari, ci vuole coraggio a dire ciò che lei ci ha regalato, ma è sempre stato così quando si vuole rompere uno schema ormai superato. Grazie, grazie. Molto Pensa, bene. Angela poi è un'amica straordinaria, una dottoressa meravigliosa, un'oncologa, a parte questo, ma è un'amica di un comune amico che era il grande compianto Giuseppe Genovesi, Ah, che tu sai quanto ha dato alla biofisica, alla quantistica, ma ai pazienti con sensibilità e chimica multipla.
veramente ha aiutato e salvato tante vite, purtroppo non c'è più. Vabbè. E questa scuola è dedicata anche a lui, guarda, perché se lo merita. Vero. Condivido. Mi sembra, Gianluca, che per il momento siamo fermi, sì, con le domande specifiche proprio. Sì, non ci sono altre domande specifiche, ti ripasso la parola. Bene. Innanzitutto grazie anche per il supporto scientifico, Pier Giorgio, in questa scuola di alta formazione in cui sei uno dei responsabili scientifici, ma perché ci ha permesso ovviamente di portare finalmente la biofisica in formazione. So quanto tu stai facendo anche per la formazione a 360 gradi con il mondo medico scientifico da sempre, poi adesso con i tuoi libri. Insomma, il 17 faremo una mattinata dove ci sarà un'introduzione del professor Spaggiari e poi continueremo nel percorso, perché la fame di sapere e la consapevolezza avviene goccia a goccia come l'acqua sul marmo, no? Quindi piano piano riesce a fare il buco e quindi noi non molliamo, non si molla, prof. Bene, mancherebbe altro. Ecco. E allora è giunta l'ora, credo, di riposare per tutti quanti. Giunta l'ora è anche in orario, Monica, in orario. No, infatti, l'ora come orario intendo. L'ora come orario. No, bravo, una giornata stupenda, una giornata veramente molto intensa. Poi il professor Spoggiari proprio ci tiene incollati al monitor che non riusciamo ad alzarci. Comunque, allora, Monica, sì. Monica, questa lezione del professor Spaggiari rimarrà nella storia, te lo dico io, perché questa è stata veramente meravigliosa, straordinaria, veramente fatta bello. La voglio incorniciare, la voglio registrare. Tutti in modo di vederla, di sentirla, di risentirla per tanto tempo. Loro sanno dove andare a prenderlo, insomma, il materiale. A partire da lunedì già potrete rivederlo. Bene. Allora, ci vediamo domani e ci vediamo con un'altra giornata importante. Sarà l'ultima di questo ciclo, ma come abbiamo abbondantemente detto, noi siamo sempre qui perché vogliamo continuare. Sì. A stare insieme, a formare e a fare eventi di grande importanza. Domani mattina. Domani fuochi d'artificio. Domani. Con tante cose interessanti e poi risentiamo anche Stanton che si collegherà nuovamente con noi con il bravissimo Mike Andolfo con le traduzioni simultanee. Io ricordo, mi raccomando a tutti, già vedo che lo state facendo, scrivete su info@upainuc.it chi di voi deve acquisire i crediti formativi, i crediti ECM, chiedo scusa, Educazione Continua e Medicina, perché vi mandiamo le istruzioni di come farlo. Non vi mandiamo i crediti, vi mandiamo le istruzioni per come accedere in un'apposita sezione dove farete il questionario di valutazione finale. Ok, quindi direi che possiamo salutarci. Namaste. Grazie di cuore, prof. Grazie, Monica. Complimenti a tutto lo staff, Gianluca, Stefano, Giovanna, sì, e Ilaria e tutti. Come no. Grazie di cuore. Saluto Stefano che oggi era con me, domani ci sarà Ilaria, c'è Giovanna che ci dà sempre una mano. Oggi invece Gianluca oggi c'era con noi, Stefano era su un'altra piattaforma per altri lavori, quindi noi lavoriamo sempre. Grazie a tutti voi. Saluti a Caterina per Giorgio. Grazie, ciao. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ciao, saluti. Ciao. Vai, Stefano, vai Gianluca, chiudi tu. Ciao. Grazie. Domani alle 6, eh? Non t'azzardare, eh? Ore 9, ci vediamo alle 9 tutti quanti qui per passare la domenica insieme. Arrivederci. Ciao Monica.